Atti capitolo 13. Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori: Barnaba, Simone detto Niger, Lucio di Cirene, Manem, amico d'infanzia di Erode tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Essi, dunque mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e da là salparono verso Cipro. Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante. Poi, attraversata tutta l'isola, fino a Pafo, trovarono un tale, mago e falso profeta giudeo di nome Bar Gesù, il quale era con il proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiesero di ascoltare la parola di Dio. Ma Elima, il mago, questo è il significato del suo nome, faceva loro opposizione, cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: O uomo, pieno d'ogni frode e d'ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore? Ecco, ora la mano del Signore è su di te, e sarai cieco per un certo tempo, senza vedere il sole. In quell'istante, oscurità e tenebre piombarono su di lui. E andando qua e là cercava chi lo conducesse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore. Paolo e i suoi compagni, imbarcatisi a Pafo, arrivarono a Perma di Panfilia, ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Essi, passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia, di Pisidia. Ed entrati di sabato nella sinagoga si sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro: Fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela. Allora Paolo si alzò e, fatto cenno con la mano, disse: Israeliti, e voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri. Fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto e con braccio potente lo trasse fuori, e per circa 40 anni sopportò la loro condotta nel deserto. Poi, dopo aver distrutto 7 nazioni nel paese di Cana, distribuì loro come eredità il paese di quelle. Dopo queste cose, per circa 450 anni, diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. In seguito chiesero un re e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, per un periodo di 40 anni. Poi lo rimosse e suscitò loro come re Davide, al quale rese questa testimonianza: Io ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa di Dio, ha suscitato a Israele un Salvatore nella persona di Gesù. Giovanni, prima della venuta di lui, aveva predicato il battesimo del ravvedimento a tutto Israele. E quando Giovanni stava per concludere la sua missione, disse: Che cosa pensate voi che io sia? Io non sono il Messia, ma ecco, dopo di me viene uno al quale io non sono degno di slacciare i calzari. Fratelli miei, figli della discendenza d'Abramo, e tutti voi che avete timore di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Infatti gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi non hanno riconosciuto questo Gesù e, condannatolo, adempirono le dichiarazioni dei profeti che si leggono ogni sabato. Benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Dopo aver compiuto tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo deposero in un sepolcro, ma Dio lo risuscitò dai morti e per molti giorni gli apparve a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme,
i quali ora sono suoi testimoni davanti al popolo. E noi vi portiamo il lieto messaggio che la promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche scritto nel Salmo secondo: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Siccome lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia più a tornare alla decomposizione, Dio ha detto così: io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide. Difatti, egli dice altrove: tu non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Or Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, si è addormentato ed è stato unito ai suoi padri, e il suo corpo si è decomposto. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha subito decomposizione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunciato il perdono dei peccati, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Guardate dunque che non vi accada ciò che è stato detto nei profeti: guardate, o disprezzatori, stupite e nascondetevi, perché io compio un'opera ai giorni vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Mentre uscivano, furono pregati di parlare di quelle medesime cose il sabato seguente. Dopo che la riunione si fu sciolta, molti giudei e proseliti pi seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li convincevano a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente, quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio, ma i giudei, vedendo la folla, furono pieni di invidia e, bestemmiando, contraddicevano le cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza: era necessario che a voi per primi si annunciasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo agli stranieri. Così infatti ci ha ordinato il Signore, dicendo: io ti ho posto come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, e la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i giudei istigarono le donne pie e ragguardevoli e notabili della città, scatenando una persecuzione contro Paolo e Barnaba, che furono cacciati fuori dal loro territorio. Allora essi, scossa la polvere dei piedi contro di loro, andarono a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.